Ciao ragazzi, aspetta che catturo velocemente la tua attenzione, ma un trainer completamente fuori forma, pancia, non allenato, un dietologo completamente grasso trascurato, ti faresti consigliare? Allora, mi spiego meglio. Ancora una volta ragazzi, durante gli allenamenti o comunque prima di allenarsi, durante le pause, escono sempre fuori i discorsi, quelli più concreti, secondo me, poi le domande quelle vere. E in questo caso è uscita fuori una riflessione. Mario, mi diceva un allievo, Mario, ma sai, io non mi affiderei effettivamente a un dietologo grasso, passatemi il termine, parola brutta, sì, e dietologi no, che diciamo non sono proprio il massimo dell'espressione. Mentre stanno lì a proporti la loro dieta, come mantenere uno stile di vita, cosa e quanto mangiare, cosa ne pensi? Cioè, come la pensi? Ti faresti dare una dieta da una persona così? Ovviamente stiamo parlando di una persona competente, professionista nel settore. La stessa cosa per il trainer. Mario, sai, io se vedessi un trainer, ce n'era uno qui da queste parti, se vedessi un trainer completamente trascurato, fuori forma, con la pancia, che sta lì a dirmi fai questo esercizio, devi fare in questo modo, in quest'altro modo fai gli addominali, così riesci a smaltire, così riesci ad accelerare il metabolismo, ti faresti consigliare, ti faresti dare un programma di allenamento? Cosa ne pensi? Forse la risposta ti sembrerà scontata, ma io personalmente, guardandomi da lontano o guardando qualcuno da lontano, non lo so se effettivamente mi farei consigliare. Dice, cosa ne pensi? Vorrei sapere la tua. Perché ragazzi, volevo fare questo breve video proprio perché volevo catturare la tua attenzione e volevo sapere cosa ne pensi. Se mi scrivi giù nei commenti, magari proviamo a parlarne insieme, non ti sembra un argomento interessante su cui fare due chiacchiere? Ok ragazzi, grazie di aver guardato il video. Noi ci vediamo alla prossima e tu allenati bene. Ciao!